E allora mancano 2 km e 300 metri ad Anna van der Breggen per coronare il sogno ridato. Anna van der Breggen, che ha conquistato l'oro a Rio 2016, ha vinto 2 giri d'Italia nel 2015 e nel 2017 ed era stata seconda nella mondiale di Richmond, prosegue la sua azione a 3 minuti e 25 di vantaggio su Amanda Spratt, la quale a sua volta ha 1 minuto e mezzo sulla nostra bravissima Tatiana Guderzo. Tatiana Guderzo ha tenuto, anzi ha guadagnato una discesa. Ha segnato Immobile su clamoroso errore di Fazio al 22° della ripresa. Roma 1, Lazio 1, Deco Lignoni. E allora dicevamo della grande prova della nostra Tatiana Guderzo, che è riuscita a guadagnare qualche altro secondo in discesa, ora può godere di 45 secondi di vantaggio nei confronti della polacca Jasinka e della canadese Canuel, che la stanno inseguendo, e dunque così facendo, se riuscisse a conservare questo tesoretto di 45 secondi, si appenderebbe al collo la medaglia di bronzo, lei che ha vinto l'oro ai mondiali su strada nel 2009 e l'argento nel lontanissimo 2004, una veterana Tatiana Guderzo da Marostica, Vicenza, classe 1984, che è stata generosissima per tutta quanta la sua prestazione, per tutto quanto il suo mondiale, ha chiuso i buchi ogni volta che sono partite le atlete olandesi, e poi è stata in grado addirittura di scattare da sola nel momento in cui evidentemente ha avuto il via libera dalla capitana della squadra Elisa Longo Borghini, è riuscita a raggiungere il drappello che inseguiva Anna van der Breggen e Amanda Spratt, ed ora è da sola all'inseguimento di queste due a caccia di una prestigiosissima medaglia di bronzo. Prosegue però più che mai l'azione di Anna van der Breggen, che è entrata nel centro abitato di Innsbruck, in questo momento sta affrontando il lungo fiume, lungo il fiume Inn, del resto il nome Innsbruck deriva proprio dal fiume Inn e significa letteralmente in tedesco ponte sul fiume Inn. Siamo nei pressi dell'ultimo chilometro, intravede la Flamme Rouge, la forte atleta olandese, la attraversa in questo momento, dunque ultimo chilometro per Anna van der Breggen, che può godere di 3 minuti e 33 secondi di vantaggio sulla comunque bravissima Amanda Spratt. Amanda Spratt, che era in fuga proprio con Anna van der Breggen ai meno 39, l'olandese ha aperto il gas in salita sulla penultima ascesa alla Monte di Eagles, l'ha staccata e da lì in poi ha fatto corsa solitaria fino a questo momento. 800 metri al traguardo, comincia a guardarsi intorno Anna van der Breggen, sale l'entusiasmo dei tantissimi tifosi olandesi qui presenti nella piazza del Landestheater di Innsbruck, serie d'arrivo di questo mondiale 2018, sono tantissimi, diciamo, gli olandesi davanti a noi, li sentirete in sottofondo, proprio il fan club di Anna van der Breggen con il cartello con la scritta in olandese ad inneggiare proprio per la forte atleta che veniva ad era tra le favorite, anche se la favorita numero uno era la sua collega, sempre olandese, Annemiek van Vleuten, che aveva vinto anche la medaglia d'oro a cronometro. L'argento era stato a cronometro di Anna van der Breggen. Anna van der Breggen, che ora sta percorrendo gli ultimi metri a caccia della medaglia d'oro, sarebbe la seconda medaglia d'oro consecutiva per l'Olanda, che l'anno scorso a Bergen aveva trionfato nel femminile con Chantal Black. Inizia adesso a rilassarsi, sorride Anna van der Breggen, si alza sui pedali, si alza in piedi sulla bicicletta, si avvicina a tagliare il traguardo per la sua prima medaglia d'oro, esulta e taglia in questo momento il traguardo dopo 4 ore 11 minuti e 4 secondi. Anna van der Breggen è campionessa del mondo. Fra poco arriverà, fra poco si fa per dire, fra 3 minuti e mezzo arriverà Amanda Spratt e poi ci sarà la lotta per la medaglia di bronzo, che vede coinvolta la nostra Tatiana Guderzo, che ha ancora 45 secondi da difendere nei confronti della polacca Jasinka e Canuel. Ribadiamo dunque il successo di Anna van der Breggen nella prova elite femminile dei mondiali di ciclismo di Innsbruck, e restituiamo la linea allo studio, torneremo a raccontarvi l'arrivo di Tatiana Guderzo. Sta per arrivare Tatiana Guderzo, ha già superato lo striscione dell'ultimo chilometro, la Flamme Rouge, ed ora è sul rettilineo del traguardo, stringe i denti, ha 50 secondi di vantaggio, 51 anzi, nei confronti del terzetto che la insegue, la Jasinka, la polacca, la canadese Canuel e la svedese Falin. Un vantaggio più che rassicurante quando mancano veramente poche pedalate alla nostra fuoriclasse di Marostica, che come ricordavamo ha già vinto un oro mondiale su strada nel 2009 ed un argento nel 2004, è stata bronzo anche alle Olimpiadi di Pechino 2008. Avevo bisogno, assieme a tante atlete giovani, di un atleta di esperienza, e per questo ho scelto Tatiana Guderzo in squadra. Così il CT Dino Salvoldi alla vigilia aveva spiegato la convocazione della fuoriclasse vicentina, che si fa il segno della croce, si batte il petto, indica il tricolore, taglia il traguardo in questo momento a conquistare una prestigiosissima medaglia di bronzo per l'Italia. Dunque Tatiana Guderzo, medaglia di bronzo, 5 minuti e 40 il ritardo nei confronti di Anna van der Breggen, che ha conquistato la medaglia d'oro, e Amanda Spratt, che ha conquistato la medaglia d'argento. A questo punto, ricordando l'ordine d'arrivo, van der Breggen, Spratt e Tatiana Guderzo, medaglia di bronzo, restituisco definitivamente la linea allo studio.